Dal profondo a te grido, o oh Signore. Così inizia un salmo. E questo salmo credo che interpreta bene il nostro sentimento di questi giorni. E allora, se vuoi, ti presento questo salmo, se hai interesse a seguire questo video. Questo salmo è il salmo 129, anzi, meglio sarebbe il salmo 130-129, c'è un piccolo problema di numerazione sui salmi. Questo salmo verrà presentato domenica prossima, quarta domenica di Quaresima, come cosiddetto salmo responsoriale. Ogni domenica leggiamo un salmo, un pezzo di un salmo, intercalando tra la prima e la seconda lettura. E domenica ci viene presentato questo salmo. Te lo leggiamo, lo leggo assieme a te. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo alla sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle all'aurora, Israele, attenda il Signore. Perché con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Beh, questo Salmo 130-129 è un bellissimo salmo, famosissimo. Lo possiamo vedere sotto tanti punti di vista. Gli ebrei lo vedevano come salmo del pellegrinaggio. Arrivando verso Gerusalemme, sotto le mura, guardando il tempio in alto, leggevano questo salmo. Dal profondo a te grido, o Signore. Ed è uno dei salmi del pellegrinaggio. Ma questo è un salmo di richiesta di perdono. Soprattutto la seconda strofa è una richiesta di perdono. Se consideri le colpe, Signore, chi può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Infatti la Chiesa l'ha inserito questo salmo nei sette cosiddetti salmi penitenziali. Questi salmi penitenziali hanno ispirato anche tanti musicisti nella storia. È una richiesta di perdono. Ed è importante chiedere perdono. Questo salmo è un salmo che la Chiesa usa per i defunti, soprattutto ricordando l'iniziale latina del salmo, De profundis, De profundis. Difatti anche popolarmente si dice ancora oggi, diciamo un De profundis per i nostri morti. Beh, è pensato come salmo per i defunti perché immaginiamo la morte come una salita al cielo. La morte è un salire al cielo. E quindi come prestiamo le parole al nostro defunto che sale verso il cielo e che invoca il Signore, dal profondo a te grido, o Signore. Ma poi questo salmo interpreta bene i nostri sentimenti di questi giorni. Tutti noi in questi giorni ci siamo ritrovati a pregare, magari in mille forme diverse. Chiedendo al Signore che passi questa emergenza del coronavirus. Abbiamo visto anche il Papa che è andato a pregare a Santa Maria Maggiore, poi è andato in via del Corso. Noi qui abbiamo invocato e invochiamo Nostra Signora della Salute e via via, ognuno di noi fa le sue preghiere ed è bello ed è importante questo. Questo salmo certamente interpreta bene questa nostra preghiera. In questi giorni di emergenza coronavirus. Ma questo è un salmo, poi possiamo dircelo, ed è bello, di speranza ed è un salmo di attesa. Soprattutto la terza e quarta strofa ci parlano di questa speranza e di questa attesa. La speranza. Io spero, Signore, spera l'anima mia. Certo, non avrebbe senso invocare il Signore dal profondo a te grido, Signore, se non avessimo speranza. Noi invece preghiamo il Signore proprio perché abbiamo speranza.
ma è anche salmo di attesa. Nella terza e quarta strofa si parla della sentinella che aspetta l'aurora. Questa sentinella sta facendo il turno della notte. La notte è sempre tanto lunga e questa sentinella ha dovuto stare sveglia perché niente potesse capitare di grave per la città, perché lei, la sentinella, è chiamata a proteggere. Spera di terminare presto il suo turno, certo, perché vuole andare a casa magari a riposare la sentinella. La sentinella attende l'aurora e noi attendiamo il Signore. Bella questo esempio della sentinella che attende, salmo di attesa. Noi leggiamo questo salmo domenica prossima, dicevo, nella quinta domenica di Quaresima, e quindi credo che sia bello collegarlo con il Vangelo che ascolteremo, e il Vangelo che ascolteremo è il Vangelo della risurrezione di Lazzaro. Risurrezione di Lazzaro, che è una grande pagina del Vangelo di Giovanni, in cui Gesù risorge questo fratello di Marta e Maria proprio in risposta alle preghiere delle sorelle Marta e Maria. E quindi credo che sia bello che a questo salmo c'è la risposta del Signore, alle nostre preghiere c'è la risposta del Signore. E soprattutto mi piace anche mettere il collegamento con la seconda lettura che ascolteremo domenica prossima. Domenica prossima leggeremo un brano breve di Romani capitolo 8. Ne leggo ancora solo due versetti, il versetto 8, 10 e 11. Dice così: Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Beh, seguire San Paolo è sempre un po' complicato, ma viene da riassumere questo pensiero di San Paolo con la vita nuova del Vangelo, la vita bella dell'essere figli di Dio. E allora viene da chiosare, noi in questo periodo di emergenza recitiamo il Salmo, certo, dal profondo a te grido, o Signore. La risposta di Gesù è la risurrezione di Lazzaro. La nostra risposta vorrebbe essere questo: vivere un po' di più, vivere un po' meglio la vita nuova del Vangelo, la vita bella dell'essere figli di Dio, come San Paolo ci diceva. Se Cristo è in voi, il vostro spirito è vita, il vostro spirito è vita nuova, è spirito che abita in voi. Beh, ti ringrazio per aver ascoltato questo piccolo commento al Salmo 129. Qui ho messo di fianco una bella fotografia della nostra chiesa e beh, puoi iscriverti al canale YouTube di questa nostra chiesa e così sarai sempre aggiornato su quello che diciamo e che produciamo adesso in questa emergenza, ma magari anche dopo, visto che già abbiamo preso il gusto. Grazie a te, buona giornata, buona Quaresima, buona Pasqua.